trovato un altro librino simpatico che ho comprato di Alan e Barbara Pease, che sono praticamente, credo, marito e moglie questi due. Sono marito e moglie, praticamente con i loro bestseller mondiali da anni aiutano a capire e accettare la differenza tra uomini e donne. Allora, quindi è molto carino, è simpatico, cioè è molto ironico come libro, però diciamo che dice la verità, nell'ironia dice la verità. Allora, una delle prime verità che ho trovato, che io vado sempre, diciamo, affermando, è questo. Allora, premetto che quindi questo libro fa... Come prima cosa, elenca tutte le differenze principali tra uomini e donne, quindi ci troviamo sempre, ci troviamo anche con John Gray, ci troviamo con tutti quanti gli altri, perché le differenze sono sempre quelle, fondamentalmente sono sempre le stesse. Quindi differenze anche di comunicazione, differenze nei modi di comunicare, differenze su quello che cerchiamo, su quello che cercano gli uomini e quello che cercano le donne del partner praticamente. E praticamente a un certo punto dicono tutta la verità su cosa vogliono le donne. Poi dice anche quello che vogliono gli uomini comunque. Allora, i ricercatori hanno finalmente scoperto cosa vogliono veramente le donne dal loro uomo. E sono cose che non sempre corrispondono a ciò che le donne di oggi ci dicono di volere. No, perché oggi praticamente questa cosa non si può dire più, però è così. I desideri basilari profondi ricalcano le pretese delle loro madri preistoriche verso i loro uomini, bravura nella caccia e risorse necessarie per procurare cibo e proteggere loro e i loro piccoli. Quindi, come io ho sempre confermato, come l'avrò detto in almeno 150.000 volte, i bisogni poi profondi gli uomini e donne sono bene o male sempre gli stessi. Chiaramente adesso nessuno pretende che l'uomo vada a caccia, però la caccia è sostituita, diciamo così, da altri tipi di... cioè le risorse non sono più chiaramente portare l'animale a casa ucciso, ma sono cambiate, diciamo, le modalità, no? Quindi quello che prima era considerato l'uomo forte perché portava a casa, cioè insomma, portava nella caverna gli animali selvatici ammazzati per mangiare. Oggi praticamente si traduce in un uomo magari di successo, in carriera e cose del genere. Perché i bisogni fondamentali sono sempre gli stessi. Quindi noi cerchiamo, cioè entrambi in realtà, entrambi cerchiamo, cioè nell'attrazione entrambi cerchiamo la sopravvivenza della specie. Ok? Quindi per l'uomo si traduce nella donna giovane e fertile, perché la donna giovane e fertile gli garantisce chiaramente la gravidanza, e per la donna si traduce in un uomo, diciamo, di successo che riesca a procacciarsi delle risorse, perché questo, chiaramente, porta alla sopravvivenza della specie. È sempre la stessa cosa. E infatti lui dice, da qui ne risulta che le donne di oggi vogliono uomini che abbiano soldi, istruzione, senso dell'umorismo, status e autorità, cioè tutti elementi che indicano abbondanza di risorse, il cosiddetto uomo alfa, come lo chiamiamo oggi. È per questo che le donne sono attratte da uomini ambiziosi, intelligenti, lavoratori, motivati e rispettati dagli altri. È sempre la stessa cosa. Allora, ovviamente oggi, perché c'è femminismo che ci ha detto no, non abbiamo bisogno di nessuno, tanto queste cose le facciamo noi tali e quali, non abbiamo, invece non è vero niente. Nonostante ci sia tutto questo femminismo imperante, se voi andate vedendo anche le femministe più incallite, poi generalmente cercano uomini che siano più su di loro. È sempre così. Quelle che non cercano l'uomo che sia più su, in realtà lo fanno per una sorta di ideologia, cioè sono cose forzate perché loro devono dimostrare che non è vero. Loro devono dimostrare invece di essere in grado di fare da sole, bla bla bla, di portare i pantaloni, eccetera, eccetera. Ma lo fanno per uno spirito diciamo, ideologico.
Perché istintivamente, diciamo, proprio la biologia ci dice che è così. Così come un uomo che magari il trentenne che si mette con la sessantenne, che si mette insieme alla sessantenne, il più delle volte o lo fa per un motivo di interesse, perché magari questa qua, non lo so, è Liz Taylor, per cui, che vi devo dire, gli apre delle porte, boh, non lo so, gli apre delle porte, oppure per notorietà, oppure anche lì per una forma di ideologia. Perché esistono anche gli uomini femministi, no? Che non sono proprio il massimo, diciamo così, che non sono uomini alfa sicuramente, perché gli uomini alfa hanno le donne femminili vicino, femminili e giovani. Per cui praticamente queste sono forzature, ma la biologia proprio, quindi parliamo di biologia, non di condizionamenti sociali, non parliamo di forzature date dalla società, eccetera, eccetera. La biologia ci dice questo e qua non ci sta proprio niente da fare. Allora, oggi le donne vogliono esattamente le stesse cose che hanno sempre voluto: risorse, ok? Questo è una cosa incontrovertibile, semplicemente, cioè per un motivo molto semplice e banale, e cioè perché l'attrazione è domina è come dire, il motivo dell'attrazione è la riproduzione, non c'è nessun altro motivo. Per cui tutto quello che garantisce la sopravvivenza della specie è quello che ci attira, quindi da qua non si scappa. Allora, le donne primitive volevano uomini che fossero più alti e più grandi di loro, e anche adesso è la stessa cosa, che avessero il torace ampio e una buona coordinazione fisica, tutti i segni della loro abilità nella caccia e della loro capacità di proteggerle. Oh, mamma mia, anche nel nostro secolo politicamente corretto, parità e paritario, le donne preferiscono ancora un uomo con petto e spalle ben sviluppati. E una tartaruga addominale perfettamente scolpita non dispiace, va bene, non dispiace, però non è così fondamentale in realtà. Tutte queste sono caratteristiche utili per cacciare un bufalo selvaggio oppure per trasportare oggetti pesanti e uccidere i ragni. Attività nella vita quotidiana dei nostri uomini del XXI secolo sono quasi completamente irrilevanti. L'attrazione femminile per questi attributi fisici rivela che la loro struttura cerebrale è ancora programmata per cercare ciò che volevano i suoi antenate. Insomma, in una parola, le donne desiderano uomini capaci di procurarsi risorse, ma ciò che è più importante, la donna è attratta da un uomo che mostra di poter condividere queste risorse con lei e con i suoi figli. Boom! Boom! Allora, andiamo avanti. Allora, qua ci parla di un esperimento che hanno fatto con le scimmie praticamente, per cui si è arrivata a questa conclusione facendo lo studio sui primati. Allora, la conclusione è questa. Allora, è stata dimostrata la correlazione tra la bravura nella caccia e il successo della riproduzione tra i primati. E quindi hanno messo a paragone praticamente l'essere umano ed è stato detto: ma ci vuole tempo perché una donna possa valutare se un uomo ha no queste risorse o no queste risorse. Potrebbero volerci 3 appuntamenti, 3 settimane o 3 mesi. È per questo che le donne si innamorano più lentamente degli uomini, oltre che a causa dei livelli di ossitocina che scendono di molto. Vabbè, chiaramente gli uomini sono animati dal testosterone, per cui hanno un approccio molto più rapido, molto più visivo, chiaramente. Sono molto più influenzati comunque dalla fisicità. Dalla fisicità e comunque come dire, da una spinta fisica, se così la vogliamo chiamare. Invece noi chiaramente siamo diverse e abbiamo bisogno di, insomma, di più tempo, insomma, di capire svariate cose. Allora, chiaramente ci dice, dimenticate il concetto, perché adesso ci sono questi, insomma, questi elementi metrosexual,
che va dal parrucchiere, si fa la pedicure, che piange per Titanic, che ama parlare per ore della sua vita amorosa. Sarà un grande amico, ma non un compagno di vita stabile. In breve, il messaggio è che le donne vogliono uomini che possano fornire delle risorse. Allora, sì, le risorse, diciamo che sì, le risorse sicuramente ci stanno come fattore, perché ripeto, è un fattore di sopravvivenza. Quello che però allora bisogna fare anche delle, secondo me, delle distinzioni, perché ci può stare anche diciamo l'uomo che ha a disposizione molte risorse. Perché magari ha vinto la lotteria, ok? Ma che però è un incapace, magari è insicuro, è impacciato. Questo tipo di uomo non piace. Può sicuramente trovare qualcuna per interesse, quindi magari trova una che sta sotto i ponti, e allora questa qua dice: ok, io pur di mettermi un tetto sulla testa mi prendo a questo, anche se comunque non c'è sicuramente una spinta. Diciamo attrattiva verso questo tipo di persona. Quindi io farei sempre attenzione a distinguere le risorse, diciamo la risorsa in sé, dalla risorsa che quest'uomo ha a disposizione perché lui è capace. Non è la stessa cosa in realtà, perciò bisogna distinguere bene le cose. Perché non è la risorsa in sé, poi, la risorsa in realtà è la conseguenza di una, di una personalità, diciamo, perché è quello poi che attira, cioè la capacità di sopravvivenza, chiamiamola così. Perché, come dire, il rammollito incapace che vince la lotteria. Sicuramente può attirare, ripeto, può attirare soprattutto magari la ragazza, la donna che indigente, va bene, che vive in situazioni di indigenza, per cui ok, però è sempre un rapporto di interesse, perché poi la spinta attrattiva te la dà in realtà la capacità di sopravvivenza e di procacciarsi risorse, quindi non è la risorsa in sé, quanto quello che c'è dietro la risorsa, perché lui ha saputo, come dire, guadagnarsela, ha saputo, evidentemente, muoversi, ha saputo cavarsela, ha saputo raggiungere obiettivi, e questo in realtà che attira, perché questo dà un senso di sicurezza e quindi di sopravvivenza, è sempre quello il punto. È questo che in realtà va fatta una piccola distinzione. Comunque, allora, l'ampiezza di risorse è il primo criterio che attrae in un uomo, la più potente delle preferenze motivazionali delle donne fin dall'antichità. È stato dimostrato che è potente come la paura congenita dei serpenti o le vertigini. Però, ripeto, io farei sempre questa distinzione, perché anche l'incapace impacciato che ha vinto la lotteria ha risorse, però quello non attira, ripeto, quello non attira. Può trovare la donna, può trovare tutte le donne che vuole, ma per interesse però, non perché ci sia veramente un'attrazione, perché l'attrazione scatta quando questo tizio è capace, è scaltro, quando si vede che comunque ha quella marcia in più che gli consente di cavarsela nel mondo, ecco, diciamo così. Allora, qua ci sono tutti gli studi che hanno fatto questi qua, che sono molto carini, però insomma è troppo lungo. Allora, la sua ricerca, insomma, senza che leggiamo tutto, la sua ricerca ha confermato ciò che altri test avevano evidenziato sin dagli anni 30. Le donne considerano le risorse di un uomo importanti il doppio di quanto un uomo consideri importanti quelle della donna. Allora, infatti l'uomo, io l'ho sempre detta questa cosa, l'uomo se ne sbatte altamente il Kaiser delle risorse di, cioè, l'uomo non si innamora di questa cosa qua. Io non ho mai sentito un uomo dire: mamma mia, che quella, che macchina che quella, per esempio, no? Non ho mai sentito una cosa del genere. Oppure, ah, quella ragazza, ha una villa sul lago, adesso me la sposo, perché, cioè, non se ne frega una mazza l'uomo di questa qua. L'uomo, quello che vuole sono caratteristiche femminili.
Quindi vuole la ragazza carina, femminile, dolce, accogliente, pure se fa la cameriera al fast food, lui non se ne frega niente di questa cosa. Anzi, a lui fa piacere che poi la ragazza gli va bene grazie a quello che fa lui. Questa cosa all'uomo fa piacere, non è vero che non gli fa piacere. Non se ne importa niente di questa roba qui, l'uomo. Allora, mentre gli uomini cercavano la salute e la giovinezza delle donne, queste cercavano risorse e sincerità che si traducono in un impegno a condividere i beni con lei. Le donne sono attratte da uomini. Io ancora non ho letto, sto leggendo adesso per la prima volta questo qui. Sto leggendo man mano. Allora, le donne sono attratte da uomini dallo status elevato perché questo è un chiaro segno dell'abilità di un uomo di accaparrarsi una serie di beni. Di accaparrarsi, quindi della capacità che ha. È per questo che è normale vedere un campione di boxe con la faccia completamente pestata e accartocciata, circondato da un sacco di donne giovani e belle. Non necessariamente intelligenti, ma giovani e belle, cioè mezzi potenziali per perpetuare i propri geni. Guarda un po'. Allora, tutti gli studi condotti sulle preferenze maschili e femminili nella scelta del partner mostrano come la donna accordi regolarmente una considerazione elevata allo status di un uomo, al prestigio, al potere, alla posizione e alle prospettive finanziarie, mentre uomini attribuiscono scarso peso a questi attributi quando scelgono una compagna. Allora, questi studi hanno altresì messo in evidenza che le donne danno molta importanza a livello di istruzione in quanto indicatore dello stato economico, confermando il vecchio cliché che dice che le donne preferiscono sposare dottori e avvocati. Ma guarda un po'. Sì, è il motivo per cui alle donne piacciono magari i professionisti, gli uomini riusciti in carriera, bla bla bla, sono questi qua. Generalmente alle donne piacciono, lo so che è politicamente scorretto, ma purtroppo è così. Allora, alle donne generalmente piacciono di meno gli uomini che magari fanno lavori manuali, che fanno lavori subordinati, che fanno lavori diciamo più servili, no? Come il cameriere, queste robe qua. Perché noi siamo più attratte da un qualcosa che ci rimandi al comando, quindi l'uomo che ha potere. Che ha potere su altre persone, perché questo ci indica una certa scaltrezza, no? Una certa capacità capacità di comando, capacità di dirigere, capacità, quelli con capacità dirigenziali, tutte queste cose qui, lavori comunque mentali, perché questo praticamente è un qualcosa che ci rimanda comunque a delle doti. Diciamo di intelligenza, di scaltrezza che praticamente vanno ad incidere sulla capacità di sopravvivenza, sulla capacità di cavarsela. Uomini competitivi che quindi riescono, come dire, a destreggiarsi, no? Nella giungla, tra virgolette. Quindi queste sono cose che ci attirano molto, quindi sono tutte balle quando queste vi vanno a dire che loro vanno magari, adesso c'è questa moda, no? Per esempio all'8 marzo vanno a vedere gli spogliarelli, sono tutte palle queste, perché a noi queste cose non ci attirano molto. Loro lo fanno perché c'è sempre quell'idea, lo fanno loro, lo facciamo anche noi, ma loro lo fanno perché hanno una sessualità. YouTube qua mi. Diciamo, loro sono attratti da un qualcosa di visivo, dal fisico, dal corpo. Noi non siamo attratti da questa cosa qui. Noi non ce ne frega niente che quello sta in mutande là sopra. Diciamo la verità, noi questa cosa non è che più di tanto ci interessi, sinceramente. Allora, dopo queste cose, gli autori procedono con sette semplici cose degli uomini che piacciono alle donne. Allora, io non mi sono trovata su tutte queste cose perché alcune sinceramente non le trovo così fondamentali. Per esempio, qua dice: le donne adorano gli uomini che le fanno ridere. Vabbè, diciamo che sì.
Le donne adorano gli uomini che vogliono comunicare. Questo sì, magari. Allora qua dice, per qualsiasi donna è importante un uomo che abbia voglia di ascoltarla mentre parla dei propri problemi e dei propri sentimenti senza interromperla e che sappia proporre soluzioni. Sì. Va bene questo. Ci sono due metodi per ragionare con le donne, ma nessuno dei due funziona, vabbè. Poi dice, le donne adorano gli uomini che cucinano, per esempio, a me non me ne frega niente di questa cosa. Le donne adorano gli uomini che ballano, pure non me ne frega niente. Questa sì, su questa mi sono trovata. Le donne adorano gli uomini che infondono la loro sicurezza. Questo sì, questo sì. Allora, le donne si sentono insicure riguardo a tre campi: il loro aspetto, le finanze e la certezza di essere amate. Allora lui dice, cioè loro dicono, sono due questi qua. Dunque, una donna vuole sentirsi dire che è bella, che ha un buon profumo, un buon sapore, che è capace di regalare belle sensazioni. Non accorgersi di una pettinatura diversa o di un paio di scarpe nuove le fa capire che non vale la pena prestarle attenzione. Vabbè, insomma, i complimenti, queste cose va bene, ok. Allora, se un uomo torna a casa tardi e non spiega dove è stato, fa nascere dei sospetti e genera insicurezza nella maggior parte delle donne. Quindi un uomo che chiama la sua compagna per dire dove si trova e qua o quando tornerà o che gli manca, dissiperà tutte le sue paure. Sì, questo è vero, vabbè. Le donne adorano gli uomini a cui piacciono i bambini, questo anche sì, sicuramente, questo sì. Allora, la carta vincente delle donne è l'abilità di generare la vita, così ogni uomo che fa notare che gli piacciono i bambini, magari giocando con loro o raccontando favole, avrà un punteggio alto nella scala della seduzione. Questo sì, sicuramente è vero. Uomini dall'aspetto sano, certo, ovvio, ma io penso che questo sia una cosa che vale anche per le donne, no? E chiaramente chiunque abbia un aspetto malato, deforme o cose storpie, cose del genere, chiaramente non attira, ma questa è anche una cosa biologica, perché noi non possiamo, la natura non ci farebbe mai essere attirati da un qualcosa di non sano, perché andrebbe a generare molto probabilmente una prole malata, e la natura chiaramente non vuole questo. Ecco qua, un uomo in buona salute porta con sé la promessa di una prole potenzialmente sana e di una fornitura a lungo termine di sostegno economico. In generale, le donne, io penso che valga anche per gli uomini, chiaramente, questa cosa. In generale, le donne considerano segno di cattiva salute qualsiasi cosa che vada dalla malattia manifesta alle ferite aperte, scarsa igiene, vabbè, chiaramente è ovvio, tutte queste cose, magari uno senza una gamba o con tre occhi, chiaramente non è proprio. Se uno ha senza una gamba perché ha avuto un incidente, chiaramente è un altro discorso, però in generale persone che abbiano deformità, abbiano, non lo so, proprio delle disabilità proprio manifeste, perché magari hanno malattie genetiche, hanno malattie, non so, insomma, congenite, non è proprio chiaramente un granché, ma questo vale anche per gli uomini, ovviamente. Allora, perché nessuna donna vuole uno sfigato? Questo pure è bello, politicamente scorretto, devo dire, questo librino. Allora, studi di tutto il mondo rivelano che gli uomini senza ambizione vengono considerati poco desiderabili dalle donne e che queste tendono a chiudere la relazione quanto. No, quando? Quando? Ha sbagliato. Secondo me, il proprio uomo diventa pigro, perde il lavoro o non ha ambizioni. È per questo che un uomo che lavora duro e ha degli obiettivi professionali attrae molte più donne. Viceversa, gli stessi attributi di una donna vengono considerati irrilevanti dalla maggior parte degli uomini perché, come spiegheremo più avanti, l'universo maschile considera il sesso opposto principalmente come un contenitore sano per i propri geni. Allora, sì, questo insomma è la conferma di quello che abbiamo detto finora, è così.
Le donne non smetteranno di cercare la sicurezza economica. Allora, tutte le guerre sono iniziate dagli uomini e con il solo obiettivo prendersi risorse altrui, sia tangibili come il territorio, il petrolio, le città, sia riproduttive, ovvero le donne. Allora. Un secondo, troppo lungo. Molto carino, però. Allora, dunque, qua dice che praticamente alcune donne si lamentano degli uomini perché magari lavorano troppo, passano molto tempo al lavoro, eccetera, eccetera. Però c'è il però: se le donne non avessero delle preferenze nate per gli uomini che si comportano così, l'uomo moderno non sentirebbe il bisogno di accumulare risorse. Gli uomini lo fanno solo perché sono le donne a volerlo, quindi è sempre la spinta chiaramente alla riproduzione, non c'è niente da fare, perché i nostri istinti sono quello della sopravvivenza personale, della sopravvivenza della specie, non ci sta proprio niente da fare. Allora, le nostre antenate dovevano esaminare attentamente le caratteristiche di un potenziale compagno, ma io dico che anche adesso si deve fare la stessa cosa, perché una scelta sbagliata poteva portare all'inedia, alla violenza o all'abbandono, e di conseguenza hanno stabilito gli stessi criteri di base attraverso cui le donne del XXI secolo operano le loro scelte. Infatti, non è cambiato niente. Le donne di oggi continuano a non voler essere insultate, abbandonate o trattate male, giustamente. Questo non significa necessariamente che tutte le donne siano motivate dai soldi, ma infatti, ripeto, non è il soldo il punto è la capacità che ha questa persona di cavarsela, non è il soldo in sé, ma che di sicuro sono molto motivate a scegliere uomini le cui qualità garantiscono risorse durature, come l'intelligenza, lo status e l'ambizione. Oh. Quindi una donna di norma li preferisce. Poi certo, chiaramente non è che, diciamo, c'è una certa percentuale di uomini che è così, non è che sono tutti così, ovviamente, stanno pure gli incapaci, stanno pure, non lo so, quelli là che non riescono a raggiungere obiettivi, c'è di tutto, ovviamente, però. E comunque ci sono anche uomini di questo tipo che poi riescono a trovare qualcuna, però diciamo che la preferenza è sicuramente diciamo il massimo come dire quello che la preferenza proprio massima è questa qui generalmente. Allora, le caratteristiche basilari degli uomini che le donne cercano sono le stesse che attiravano le loro antenate: capacità di procacciarsi cibo e risorse. La società si sarà anche evoluta, ma non i bisogni delle donne. La pigrizia e la mancanza di motivazione in un uomo sono i principali motivi di crollo del desiderio per le donne, perché fanno capire che l'uomo non è capace di procurarsi le risorse necessarie per vivere. Perciò, quando le femministe si prendono gli zerbinelli che tengono al guinzaglio, loro all'inizio si sentono tanto padrone perché lo portano i pantaloni, ma il portare i pantaloni non è una cosa che ci piace, è una cosa che stufa, perché noi, poi anche queste qua, se vedete, dopo un po' si stufano e cercano l'uomo alfa, non c'è niente da fare, così come l'uomo molto probabilmente si stufa di queste qua e cerca la donna femminile. C'è sempre questo, è sempre questo il discorso, perché questa è biologia, non è filosofia, sociologia, questa è biologia proprio pura e semplice, quindi non c'è niente da fare. Ma anche fra gli animali, no? Succede questa cosa, gli animali più forti generalmente sono quelli che si riproducono poi, quelli là magari malaticci, quelli là debolucci, quelli là tutti così, chiaramente non si riproducono. Oh, mamma mia, questo pure. Dunque,
Dunque, allora, ritorniamo agli antenati. I nostri antenati maschi davano la priorità alle donne che avrebbero potuto partorire più figli, caratteristica deducibile da due fattori visibili: giovinezza e salute. Allora, tutti i tratti che noi definiamo belli in una donna, quindi magari avere determinate forme, avere bei capelli, avere essere giovane, la pelle giovane, eccetera, eccetera, sono simboli di fertilità, perciò attirano. Più una donna è giovane, più gravidanza potrà avere. La capacità riproduttiva di una donna è alta a 20 anni, media a 30, bassa a 40 e nulla a 50. Perciò le ventenni attirano di più, non per altro. Ecco qua, è proprio a causa della maggiore capacità riproduttiva che gli uomini di oggi hanno ereditato dai loro antenati, una preferenza per le donne più giovani. Allora, generalmente qualsiasi uomo preferisce che sua moglie abbia tra i 2 e i 4 anni meno di lui, ma anche 5, 6, 10, e più vecchio diventa l'uomo, più giovane sarà la donna a cui aspira. Sì, anche perché generalmente l'uomo, un uomo diciamo di qualità, quanto più avanti con gli anni, più acquisisce status. E più quindi e più comincia ad avere accesso anche alle donne giovani. Allora, vabbè, gli uomini sembrano capire istintivamente la relazione tra le risorse e la capacità di attrarre donne più giovani, lo status, no? Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Qua veramente c'è. Allora, quindi praticamente vediamo se trovo un'altra cosa simpatica. Allora, quindi, chiaramente ci sarebbero molte cose da leggere, però ci vorrebbero 3 ore di video come minimo. Comunque, tutte queste cose che sono poi vanno sempre a confermare quello che abbiamo letto da John Gray, quello che dice. Che dicono svariati psichiatri, psicologi, sociologi, tutta questa gente qua, praticamente ci va a confermare sempre la stessa cosa, cioè che fondamentalmente la propaganda ci dice balle, perché noi siamo bombardati da questa ideologia secondo la quale siamo uguali. Ormai non esistono più ruoli di genere, ormai sia le donne che gli uomini, per esempio. Adesso ci dicono, non si può più dire, no? Che per esempio una donna è attratta dallo status di un uomo, questa cosa non si può dire, oppure che è attratta da un uomo comunque che sia in grado di cavarsela, tutte queste cose qui non si possono dire perché questo andrebbe a sminuire la donna, sempre le stesse cose, perché ormai anche noi ci procacciamo le stesse risorse, anche noi siamo uguali a loro, invece sono tutte palle, non è vero niente, perché anche le femministe. Poi generalmente tendono istintivamente a preferire uomini ambiziosi, a preferire uomini che siano più in alto di loro, a preferire uomini che a definire degli sfigati, uomini che magari non sono ambiziosi, che sono insicuri, che sono, non lo so, che sono impacciati. Queste cose non piacciono a nessuna donna. Magari l'uomo timido, l'uomo non piace a nessuno, questa cosa qua. Mentre invece il contrario, sì, l'uomo tranquillamente può piacere una donna timida, una donna più meno navigata, cioè sicuramente un uomo piace una donna meno navigata, assolutamente sì. Sempre per una questione di diciamo genetica, no?
perché la donna troppo navigata chiaramente non gli dà certezza sulla paternità. È sempre la stessa storia, i motivi sono sempre gli stessi. Quindi, praticamente, però, chiaramente queste cose non si possono più dire perché sono praticamente scorrette. Perché adesso bisogna sempre dire tutte queste balle che insomma ci propinano questi qua. E quindi le donne sono anche state, le donne sono state invogliate a cercarsi magari quello che sta più in basso di loro, cosa che le fa stufare, così come gli uomini sono stati invogliati a cercare delle donne mascoline, delle donne dominanti, delle donne che li facciano, che poi li trattino come dei deficienti alla fine, cosa che poi non piace neanche a loro, io immagino. E questo è il motivo per cui le cose stanno andando abbastanza a rotoli dovunque, dovunque. Quindi, ancora una volta, alla base ci sono queste balle che ci stanno propinando. Quindi, se adesso più del 50%, leggevo, un 50% delle donne americane, delle donne che hanno più di 30 anni americane, se adesso, diciamo, la metà più o meno di queste donne, nonostante queste donne siano carine, istruite, libere, nonostante possano incontrare 150 uomini al giorno, tra il lavoro, la palestra, l'aperitivo, la festa, il seminario, tutte queste cose qua, nonostante questo, il motivo è questo qua, il motivo che c'è alla base fondamentalmente questo è il capovolgimento dei ruoli, non c'è niente da fare fin quando tutta questa roba qui non verrà accettata di nuovo, quindi fin quando non inizieremo tutti quanti a essere di nuovo onesti con noi stessi e a ricercare nell'altra persona quello che veramente ci attira, non quello che dobbiamo far vedere che ci attira. Perché adesso questo si fa, adesso è tutto millantato, è tutto come dire, tutto recitato, no? Perché io devo far vedere che mi piace l'uomo che sta più in basso di me, lui deve far vedere che gli piace la donna mascolina che porta i pantaloni, lui sta a casa a fare le pappine, tutte queste robe qua, cioè tutto questo capovolgimento millantato, perché poi la natura non è cambiata, sta portando chiaramente alla disfatta, proprio al fallimento totale diciamo, delle coppie. Questa cosa non sta aiutando assolutamente nessuno, se voi ci fate caso. Oggi formare una coppia è diventato praticamente una specie di miracolo proprio. Mentre prima una donna 25enne, 30enne da sola era molto difficile da trovare, doveva essere proprio una con tre occhi storpia e deforme, se no non difficilmente una donna rimaneva sola. Anzi, già a 20-25 anni aveva un uomo vicino, un uomo però molto probabilmente come si deve, un uomo innamorato, un uomo che volesse impegnarsi, no, a one night stand che il giorno dopo non la conosceva più. Quindi aveva vicino un uomo come si deve, che le desse sicurezza, che le desse protezione, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi invece sono tutte strafighe fotomodelle, però sono disperate perché non vanno tutte alla banca del seme, praticamente, perché non riescono mai a trovare uno che, cioè, insomma, molto difficile, molto molto difficile. Il motivo, secondo me, è questo qua. Secondo me, il motivo è questo. Perché poi le poche persone che riescono a non cadere in queste frottole, poi riescono a trovare persone, non è che stanno 3 anni, 5 anni, 10 anni da sole, vi assicuro che non stanno da sole, staranno da sole forse una settimana, perché normalmente attirano le donne femminili, così come gli uomini mascolini, attirano, quindi, cioè, proprio alla fine non rimangono da soli. Va bene, magari altre parti la prossima volta.